In un momento piuttosto triste, oscuro della nostra epoca, dove abbiamo tante guerre in corso, due in grado di divenire major war, cioè conflitti globali o nucleari, ma tante altre, basta pensare a quella in Siria che ancora si svolge a più bassa intensità, a quella che è iniziata nel 2012 in Mali, ma continua in tutto il Sahel. E in questo periodo, appunto, forse la partecipazione della società civile, dei giovani, soprattutto nelle università, può essere un elemento di riconforto, come lo sono state le manifestazioni spontanee che sono sorte in tutte le piazze dell'Occidente, quando l'indignazione per i morti a Gaza, la manifestazione che ancora esiste una pietas, almeno nella società civile, se non in quella politica, ci ha riconfortato. E perché ecco un dettaglio che non viene mai sottolineato abbastanza, lo dicevo prima, un giornalista che mi intervistava quando ci chiedono: sì, va bene, ma il massacro di Hamas? No, certo, il massacro di Hamas, quest'atto barbarico verso la gioventù ebraica, ma l'Occidente non è complice di Hamas, l'Occidente è complice di Israele. Quindi è sulla coscienza dell'Occidente che pesano i crimini di Israele, sui nostri non pesano quelli di Hamas. Io vorrei soffermarmi, spero brevemente, perché poi avevo concordato con Pasquale un intervento in due parti, ora non so se viene rispettata questa scaletta, cerco di essere più sintetica. Ah, sì? Dunque, allora la prima parte è come al solito, forse mi ripeto per chi mi segue sul fatto, e parlare dell'approccio occidentale a queste due major war, due scenari completamente differenti, uno ai confini dell'Europa orientale, l'altro in Medio Oriente, dove però l'Occidente conserva esattamente lo stesso approccio. E cerchiamo di molto sinteticamente di vedere quale. Innanzitutto, uno, la decontestualizzazione. Le cause storiche non esistono più. Ma la cosa preoccupante è che non è che non esistano più per i politici che hanno la loro agenda, la propaganda c'è sempre stata, ma non esistono più per un'intera classe di servizio, come la chiama un mio stimatissimo collega, cioè burocrati, diplomatici, giornalisti intellettuali. Nei giornali che un tempo ospitavano i dibattiti tra Moravia e Pasolini, noi oggi vediamo interpretati i conflitti come se la cultura in Italia non esistesse più, in Italia ma in Europa, perché questo è un panorama uniforme. In Europa. E quindi le cause storiche in Ucraina, per esempio, lo sappiamo bene, non esistono più, non c'è un espansionismo della NATO che addirittura fu deciso con un dibattito negli anni 90, nel 97, a cui partecipò Brzezinski col suo libro famoso Una scacchiera internazionale. Non c'è George Kennan che già nel 97 con accorate parole aveva previsto un conflitto con la Russia. No, l'espansionismo della NATO è l'espansionismo di un'alleanza difensiva, quindi la Russia, ma di che cosa si lamenta? Siamo arrivati a semplificazioni di questo genere, così come non c'è più la guerra che inizia nel 2014, la guerra civile, i problemi che ci sono sempre stati tra l'Ucraina dell'Ovest e le popolazioni russofone. No, tutto questo sparisce, la disapplicazione degli accordi di Minsk che avrebbero dovuto, applicando due principi europei, trovare con l'autonomia linguistica e regionale una soluzione, una mediazione per problemi oggettivi. Allo stesso modo nel Medio Oriente, un conflitto che ha attraversato un secolo di storia, che ha le sue radici nel colonialismo, che è stato influenzato dal nazionalismo arabo, che è passato attraverso il periodo unipolare, l'esportazione della democrazia, che è stato il nodo gordiano della diplomazia internazionale.
sparito, non ci sono più cause, c'è solo il terrorismo, un terrorismo demonizzato come se il progetto di Israele, la creazione dello Stato di Israele non fosse stato accompagnato dal terrorismo, sappiamo tutti, il terrorismo ebraico contro i britannici, contro i palestinesi, come se ogni movimento di liberazione nazionale non sia ricorso alla guerra armata. Con questo voglio giustificare Hamas? No, per carità, voglio capire, voglio analizzare con strumenti culturali un fenomeno. Allora, nel momento in cui le cause non ci sono più, che cosa succede? Che il conflitto non è il conflitto per interessi geopolitici contrapposti, no, è un conflitto di stampo etico-religioso. Quindi gli interessi concreti dell'Occidente, molto sporchi rispetto ai principi dichiarati, vengono travestiti da questo radicalismo etico e quindi c'è praticamente la lotta del bene verso il male, il nemico è demonizzato, tutte le osservazioni razionali non hanno senso, Putin all'improvviso diventa il male su terra, ma perché ce ne stanno tanti altri? Erdogan è un membro onorato della NATO, abbiamo business con regimi brutali, no, tutte queste osservazioni non esistono più. Putin, che per carità, il regime clerico-fascista, io l'ho dovuto dire mille volte per paura che veramente mi trovassi i servizi segreti sotto casa, io non voglio vivere in Russia, sono femminista per i diritti individuali, ho cominciato la mia militanza addirittura nel partito radicale cui epigoni mi hanno aggredito in modo brutale. E insomma, non stiamo parlando di questo, non stiamo parlando di scegli il campo, vogliamo vivere in democrazia o vogliamo vivere in Russia, questo è un altro argomento assolutamente sottoculturale, vogliamo dire che c'è un dittatore veramente, ogni caso è a sé, come è stato detto mille volte, dalla democrazia, le forme di democrazia cambiano, quella statunitense è diversa da quella svedese, è diversa da quella ungherese e anche le dittature hanno nuance differenti. La stessa cosa si fa con Hamas, l'abbiamo già detto, quindi se finisce la diplomazia, finisce la mediazione, qual è l'unico strumento? È quello militare, per cui l'Occidente, e non a caso, perché se l'America ha ancora una supremazia netta rispetto a tutte le potenze emergenti, alla stessa Cina, è la supremazia militare. Infatti, in tutti gli scacchieri, nel momento in cui si elimina la diplomazia, cosa rimane? La vittoria sul campo. E voi sentite dire la nostra Presidente del Consiglio, ma poverina, non solo lei, tutti i politici, anche i liberali, i socialdemocratici, che bisogna vincere contro la Russia fino all'ultimo ucraino. E in Medio Oriente bisogna vincere contro Hamas come se fosse possibile vincere col terrorismo con una guerra militare, quando il terrorismo anzi è un'idea, una fede, quindi più violenza si esercita, più terroristi si avranno, e però anche lì bisogna vincere fino all'ultimo palestinese. Quindi vedete come gli schemi vengono ripetuti uguali di fronte a un'opinione pubblica addomesticata, come se vivessimo in uno script demenziale di un film hollywoodiano. E perché tutto questo è una coincidenza? No, come hanno spiegato gli interventi prima di me, non è affatto una coincidenza. I giochi geopolitici sono mutati. E come l'economista Lucarelli diceva, la globalizzazione che avrebbe dovuto portare alla stessa operazione che è stata fatta dopo la guerra con la Russia e il Giappone, cioè a una desovranizzazione dell'avversario e un inserimento subalterno nel
nell'universo euroatlantico non è riuscita perché la distribuzione dei poteri è stata diversa, sono nate le potenze emergenti, i BRICS si sono organizzati e allora ancora una volta tutti i principi del liberalismo politico e del liberismo economico sono stati man mano rinnegati dagli offshore agli off-friends. No, ai friends shore, scusatemi, nel senso che c'è un ripiegamento dell'Occidente che per imbrigliare la Cina, miracolosamente anche il Covid è venuto incontro alle esigenze occidentali e la Cina che tutti gli analisti economici in una globalizzazione avrebbe vinto contro gli Stati Uniti nel 2050, avrebbe sorpassato economicamente la potenza statunitense, ora vediamo che ha qualche difficoltà.